podcast top del momento. Allora, prima di tutto vi faccio vedere delle cosine meravigliose che ho ricevuto da Alina e vi parlo di Fitorelax, che è sempre un successo, secondo me. Sto amando i prodotti di Fitorelax. Questo è Mandorla, un bagnoschiuma meraviglioso. Questo è un bagnoschiuma che sa di mandorla. Vi fa vivere quel momento nella doccia veramente da favola, secondo me. Provate questo bagnoschiuma. Provate tutti i bagnoschiuma di Fitorelax, sono buoni, ingredienti ottimi se ci tenete all'inci. Un shower gel nutriente, lascia la pelle morbida, fa tanta schiumetta, veramente bello. Accompagnato dalla crema corpo. Io sto mangiando questi prodotti in senso. No, li sto mangiando sul serio, eh? È una metafora la mia. Li sto divorando, cioè questa crema corpo alla mandorla è una cosa spaziale. Il profumo, cioè il profumo di questa mandorla non è la mandorla di erbolario, non è una mandorla, è una mandorla vera, mandorla. La sua consistenza ricca sul corpo. Guardate, sul corpo assorbe benissimo, rende benissimo. Ma io ve la voglio fare, ve la vorrei far provare, veramente. Cioè, fresca, profumata, delicata, nutriente, sì, senza ingrassare la pelle, piacevolissima sul corpo, il profumo. Non è un profumo che dura tantissimo, non è quella la sua, però dura quanto basta per essere apprezzata nella gestualità del spalmarsi e massaggiarsi la crema sul corpo. È piacevolissima e lascia la pelle veramente bella. I prodotti Fitorelax io continuo a promuoverli. Poi un altro bagnoschiuma che io non ho visto nei negozi dove vado a fare la spesa, o forse ho intravisto ma non ho considerato, e io ce l'ho nella versione toast, sono quelli di Pupa, eccoli qua. Allora, io di recente me lo sono messo in doccia perché comunque ho tanti bagnoschiuma aperti, e però, cioè, questo lo sto finendo, lo sto veramente divorando quello. Questo l'ho aperto di recente, ma è favoloso. Cioè, io non so dirvi se sa di tosta, questo bagnoschiuma. Quello che vi so dire però è che sa di gourmand. È buono, veramente buono gourmand. Ha una cremina che fa parecchia schiuma, è piacevole sul corpo, è profumato. Non vi rimane tutto il giorno il profumo, va bene, ok, è una magia del momento della doccia anche per questo, però a me piace tanto e sono sicura che quando andrò da Piumé, perché penso che arrivi da lì, Pupa, guarderò anche altre profumazioni. Questo io lo promuovo, un bel bagnoschiuma, una bella esperienza sotto la doccia con questi bagnoschiuma, insomma. Poi, andando avanti, ho fatto un ordine a Farmacia Vigorito perché stavo finendo l'acqua micellare e quindi ho ripreso la mia preferita che è Uriage per pelli sensibili. È quella all'estratto di cranberry, pelle normale a secca. Prendo sempre questa, mi piace tantissimo, aiuta molto nello struccaggio, è delicata, è leggermente profumata, mi piace sempre. Sto finendo la protezione viso, ho ripreso la stessa, cioè l'SVR Sun Rest Secure Blur, perché questa
protezione viso, vi fa anche da primer, va proprio a dare l'effetto blur, appiallante, levigante, setoso, bella, mi piace tantissimo. E ho preso un burro cacao, perché io faccio andare tanti burro cacao sul posto di lavoro, me lo metto in tasca, la sera mi do il burro cacao. Quando alle volte do il burro cacao, poi do la matita come rossetto. Questo mi sta piacendo, mi sono innamorata. I miei top sono quelli di Avène, e lo sapete, sono abbastanza fissata con Avène, ma ho provato a prendere questo qua che è il Ceramol. Ma è buonissimo, lo stick labbra Ceramol. Non ha profumazione, ma è burroso, burroso. Provate, se fate un ordine, a metterne uno nel carrello, solo se vi piacciono i burro cacao molto ricchi, che stanno lì, che lavorano, che li mettete la sera e la mattina ce l'avete ancora lì. Questo provatelo. Poi, io solitamente i dischetti levatrucco li acquisto al DM perché costano meno, mi trovo bene e tendo a prendere quelli di Ebelin, questi qua. Questi sono quelli tondi, piccolini, che uso per struccare gli occhi con il bifasico. Poi li utilizzo anche per dare, non so, il tonico. Insomma, vengono sempre bene e mi piacciono. Questi qua mi piacciono, poi il rapporto qualità-prezzo per me vincono questi qua del DM. E prendo anche quelli uguali a questi, ma più larghi, che utilizzo proprio con l'acqua micellare. Mi serve un pochino più largo per utilizzare l'acqua micellare. Sono andata e non c'erano, quelli larghi erano finiti e ho provato a prendere i quadrotti. 80 quadrotti. Ma questi li prenderò sempre. Sì, quando li tirate via tendono a rompersi un po', ma vabbè. Non è proprio cotone, è un cotone a tessuto, ma molto morbido, e sembra un cotone garzato. Ma che belli che sono! Questi mi sono piaciuti più dei cotoncini. Una premessa, per gli occhi va meglio questi, perché questi sono belli perché sono anche leggermente più rigidi. Sugli occhi è meglio andare più con qualcosa di soffice e morbido, e quindi meglio questi. Ma questi qua mi sono piaciuti veramente tanto. E questi costano un pochino di più di quelli in questa versione qua, più ovale. Però sono anche diversi, sono proprio lavorati in maniera diversa. Poi un prodotto che io vi consiglio, e probabilmente ve ne ho già parlato in altri video, però non mi ricordo, ma io continuo a comprare questo perché mi piace, è il NYX Control Freak. Questo è un eyebrow gel, un gel per le sopracciglia. Allora, è trasparente, ok? Non va a colorare, ma passato sulle sopracciglia. Adesso sono dure, no? Le mie sopracciglia, perché ho usato lui. Le fa indurire e le tiene veramente bene. È inutile che lo passo perché ce l'ho già passato quando mi sono truccata e quindi se ce lo passo sopra adesso faccio un paciugo perché sono già. Si induriscono, si le tiene ferme tutto il giorno. Questo è un prodotto che costa poco e fa egregiamente il suo lavoro e io ve lo volevo segnalare così, giusto per. Non so se fate una carrellata Look Fantastic oppure Notino o Makeup.it o anche se andate da Pinalli, perché so che Pinalli tiene NYX. È un prodotto che non costa mai tanto ed è un prodotto veramente ottimo. Io
Io lo compro e lo ricompro un po' come il primer del mascara di L'Oreal, che comunque adesso si sta un po' alzando di prezzo, quindi devo optare per qualcos'altro perché mi rifiuto, cioè certi prezzi di alcuni prodotti che sono sempre stati bassi arrivano a costare come se fossero prodotti di marche, di profumeria, di alta profumeria, e questo non va bene, quindi bisogna poi optare per altro. Io spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato spolliciate, iscrivetevi al canale, vi mando un grosso bacio, una buona vita a tutti e grazie Alina.